pienone anche nella penultima domenica di agosto sulla costa molisana, in particolare a Termoli. Mare cristallino, accoglienza semplice ma gradevole, servizi all'altezza della concorrenza. Sono solo alcune delle qualità della costa molisana. Termoli piace altresì per la bellezza del centro storico e per la possibilità di raggiungere facilmente le isole Tremiti. Numeri in forte crescita rispetto agli anni passati, non più il classico mordi e fuggi, ma un turismo più solido, turisti italiani provenienti da un po' tutte le regioni e anche molti stranieri, turisti che hanno bisogno di informazioni relativamente ai servizi e alle iniziative che la città offre. Due gli infopoint della Creamar e della Proloco Umpli sono gli addetti al settore a confermare la crescita del turismo e l'idea vincente di unire la costa all'entroterra con Sepino, Guardialfiera e Agnone, mete molto gettonate. Io direi che quest'anno il bilancio è più che positivo. Già a partire dal mese di maggio c'è stato un costante e in aumento flusso di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'Europa. Le richieste, in generale quello di visitare la città, il borgo, le isole Tremiti e anche l'interno del Molise. Ho notato che c'è un turismo più consapevole, un turista che vuole un soggiorno tranquillo, visitare luoghi ancora incontaminati e poco conosciuti. Informazioni sui vari eventi termolesi, l'estate, come andare a Tremiti, come muoversi a Tremiti, poi le varie mostre, vari spettacoli o anche varie visite guidate non nei paesi limitrofi per quanto riguarda proprio visite culturali. Famiglie, coppie di mezza età ma anche molti giovani che sono attratti dalle isole Tremiti e anche dal passeggio che offre Termoli. Lamentele non ce ne sono. No. Quindi un'estate positiva? Sì. Nonostante le restrizioni Covid? Sì, sono affascinati molto dal Borgo Vecchio, dalla spiaggia, dai vari locali, dalla cucina che offre Termoli, in generale anche dal Molise, perché ci hanno chiesto molte informazioni sui paesi, come diceva prima Micaela, sui paesi dell'interno, volevano proprio tutti i nomi dei paesi dove fare anche un tipo di turismo rurale. Sono turisti inglesi, tedeschi, ma anche abbiamo visto qualche turista dell'Alta Europa. Io dico che come stagione sta andando bene.